Il Cuspisa vince, ma non basta nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione per il CNU. Passa Brescia, finisce 51-49. Ci hanno provato i ragazzi di Coach Forti a ribaltare il passivo di 13 punti, sofferto all'andata. In una gara nervosissima e tirata con un punteggio finale bassissimo, i gialloblu vincono la sfida singola, ma non riescono a recuperare il gap di svantaggio. Con 10 punti di scarto complessivo, e Brescia a passare la fase finale di CNU. L'inizio è ottimo per il Cherubino, con un 7-0 che fa ben sperare. Alcuni errori di distrazione permettono a Brescia di recuperare fino al 7-9. Poi dopo un tiro libero il primo quarto si chiude 8-9 per Brescia. Il secondo quarto è tutto di Marca Cussina. La squadra incanta anche grazie al grande tifo presente sugli spalti, che ha sempre incitato i padroni di casa. Le cose si mettono molto bene. Il secondo quarto termina 26-18 con solamente 7 punti da recuperare per qualificarsi alle fasi finali. Nel secondo quarto si distinguono soprattutto Michelini, Spinelli e l'ottimo Lazzari, sempre presente in ogni azione. Cambia tutto dopo l'intervallo lungo, perché al CUS non riesce più niente, non entrano più tiri da tre e anche da media distanza, mentre sui rimbalzi il giocatore bresciano Cucchi arriva sempre prima degli altri. Quello che non riesce ai gialloblu riesce invece agli ospiti, che non solo riescono a segnare da tre, ma trovano anche alcune combinazioni fortunate, senza contare che la squadra di Forti sbaglia tanto anche sui tiri liberi, mentre Brescia è più precisa. Nell'ultimo quarto saltano tutti gli schemi, ma il CUS non riesce a incrementare il vantaggio di 3 punti maturato alla fine del terzo parziale e la gara termina 51-49. Una bella vittoria, ma la buona partita di intelligenza da parte della squadra di Zanardi porta Brescia a Cassino. Ascoltiamo le parole dell'allenatore coach Cristiano Forti. Con coach Forti è arrivata la vittoria, però non è bastata per passare il turno. Brescia quindi va alla fase finale del CNU. Ma Brescia va alle fasi finali del CNU con grande merito, secondo me, perché l'ha costruita bene, l'ha costruita in casa e qui ha giocato una partita di grande attenzione, tenendo un punteggio bassissimo a 51 noi, e quindi era difficile, segnando solo 51 punti, riuscire a ribaltare lo scarto di 13 punti dell'andata. Peccato, perché avevamo una palestra piena di colore, di calore, di entusiasmo, veramente bella da vedere, da sentire. E credo, nonostante tutto, però, che questo sia un altro passettino nella costruzione di qualcosa di importante. Secondo me questo era, diciamo, il contorno di un piatto molto bello che aveva fatto Matteo Giaconi sabato sera, vincendo la promozione e andando in Serie D, e questo era un ulteriore passo per il CUS, per avere credibilità anche all'interno del CUS nella sezione pallacanestro. Però credo che la palestra piena sia un patrimonio da non disperdere, dobbiamo ricominciare da qui a lavorare duro e cercare l'anno prossimo di avere un risultato sicuramente migliore. Anche perché comunque, diciamo, la nomea della società è buona all'interno un po' di tutta la provincia, anche all'esterno, perché a parte Lacica, che era l'unico giocatore interno del CUS, tutti gli altri venivano da fuori. Sì, certo, Angelo è un giocatore che quest'anno è rimasto al CUS per motivi di studio ed è un giocatore che può giocare tranquillamente in categorie superiori e ha aiutato tantissimo il CUS di promozione. Credo che l'anno prossimo, se resta, se non va via per Erasmus, possa aiutare, sia un giocatore determinante anche per la Serie D. Gli altri erano giocatori da fuori, dobbiamo ringraziare infatti loro che sono venuti il lunedì ad allenarsi qua, e le società che ce l'hanno mandati, che ce l'hanno concessi, le società pisane e società non pisane, perché avevamo Malvone che ieri ha giocato uno spareggio importantissimo per andare in B2, ha giocato con che gioca a Piombino, e avevamo giocatori di Livorno, di Libertas, avevamo giocatori di Venturina, di Meloria Livorno, quindi giocatori che società e ragazzi che ci hanno dato fiducia. Molti di loro li conoscevo perché li avevo allenati negli anni precedenti. Credo che dobbiamo ripartire da qui, abbiamo una squadra molto giovane rispetto a Brescia, abbiamo una squadra dove non abbiamo giocatori al limite di età, abbiamo tanti 91, 92, 93 che possono essere veramente lo zoccolo duro su cui costruire una cosa importante. Credo che CUS si meriti di arrivare alle finali nazionali. Cuspisa, per il lavoro fatto da Sergio Ferro, per il lavoro fatto dai suoi collaboratori, credo che Cuspisa si meriti veramente di arrivare alle finali nazionali, di avere una gioia di arrivare alle finali nazionali per la pallacanestro del CUS e per la pallacanestro pisana in generale, credo proprio di sì. Un'ultima battuta, una curiosità, se non sbaglio, per la gara di promozione c'era a fare il tifo la squadra del CNU e oggi è stato ricambiato il favore. Questo è secondo me l'esempio ed è comunque la prova provata che abbiamo creato un movimento importante all'interno del CUS.
non solo c'era la squadra di promozione, ma mi hanno detto che c'erano giocatori di Ghezzano, c'erano giocatori di Livorno a vedere la partita a Prato la sera, giocatori di Lucca, e questa era la, veramente la prova che abbiamo creato un gruppo unico, una famiglia unica. Bene o male oggi avevamo i colori giallo-blu addosso e tutti noi ci sentivamo di rappresentare il CUS Pisa e l'Università di Pisa e in tutto, veramente in tutto e per tutto. Ci è andata male, ci dispiace per la gente che era qua, ci dispiace per i sacrifici fatti, per le rinunce tutti i lunedì passati in palestra, però forse per me ricomincerei da domani ad allenare questo gruppo splendido di persone, di ragazzi veramente, veramente validi. Allora, in bocca al lupo e anche per la costruzione della prossima stagione. Crepi il lupo e speriamo di aver miglior fortuna.